conosco nessuna ragazza. Aiutatemi, mettetemi in piedi, vi prego. Signora Coccinella, forse potete aiutarmi. Avete visto una ragazzina vestita come un ragazzo? Non ho proprio visto una ragazza così. Sono ormai 12 anni che la cerco senza trovarla. Chissà quante strade ancora dovrò fare. Prendi questa e questa. Non mi avreste, briganti! Diamogli sotto. Come combatte? A voi, tenete marrani! Venite avanti, non ho paura di voi. Spruzziamogli addosso il liquido rivelatore. Cosa tramate ora? Questo! Accidenti, l'ho mancato. Tiriamo tutti insieme. Se una ragazza cambierà di colore. Su, spruzziamo! Scoppa! Presto, seguiamolo! Avanti, al galoppo! Vuoi alzare il tuo sedere da terra? Cammina, scemo! No, aiuto, non ci vedo più! Dov'è quel dannato? Da questa parte! Ah, no, nel fiume no! E dov'è il menù? Vedo qua, 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 qua! Ah, no, qui... Dite al nostro padrone di non farmi più inseguire! Via, Opale! Principe Zaffino, svegliatevi, ora di alzarsi, vi prego! Oh, aiuto, i fantasmi! Saranno con me, aiuto! Buongiorno, Garigori! Guardate quanto tempo avete perso, più di mezzo minuto! Signor Garigori, ma io ero già sveglio da molto tempo! Perciò è tempo di smetterla di prendermi in giro! Buongiorno, principe, è ora di vestirvi! Vi ho portato abiti adatti al vostro rango. No! Cosa fate, principe? No! Fermatevi, vi prego, principe! Siate buono, per favore! Briconcello, fare questa a una donna come me! Dove andate, principe? Fermatevi! Venite qua! Buongiorno, padre. Sei contento di vedermi? Ora prendi i miei vestiti. Non mi andava ad indossare quegli abiti. Con i miei mi sento molto meglio. Ora sto bene. A più tardi! Grazie, cavallino! Salute a voi e che il cielo vi protegga, nostro signore sovrano di queste terre. Salute. Possa il sole continuare a splendere sulle vostre fortune. E il principe! Sì, il principe! È la pecora nera del reame! Il signore del castello di Tenderloin, gran cavaliere al merito del regno, granduca Ferro de Alubite Gerolamon! Sire, sono felice di trovarmi al cospetto della vostra augusta persona. Anch'io sono contento di vedervi. Ma se vede il re ogni giorno. Razza di mocioso. Ho pensato che a proposito della gara di caccia al daino, voglio che essa sia grandiosa quest'anno. Ma c'è abbastanza denaro per la gara. Naturalmente ci vorranno altre tasse. Ho già preparato il regio decreto. Basterà che firmiate, sire. Date al granduca il sigillo reale. Con esso potete firmare al posto mio. Eccoti servito! Che è stato? Tornerò più tardi, con permesso. Che bel capitombolo, papà? Ciao, papà. Zaffiro, devi toglierti il cappello nella sala del trono. Così va meglio. E poi come mai sei vestito così come un povero spadaccino? Questo abito mi piace. Ci sto bene, non riesco a sopportare quei vestiti pomposi. Zaffiro, ricordati che sei il principe ereditario, devi comportarti con più dignità. Come ti viene in mente di rivolgerti a me dicendomi soltanto ciao papà? Perché papà? Cos'altro dovevo dirti? Innanzitutto occorreva un inchino.
Oh, che c'è da ridere? Oh, mamma mia, ho perso l'equilibrio. Cucca Girallamo. Oh, buongiorno, barone Nilo, non siete voi? Quel moccioso d'un principe mi ha impedito di firmare al posto del re il decreto che aumenta le tasse al popolo. Gli daremo una lezione. Ascoltate, Granduca, so come levarci dai piedi il principino. Se si sapesse che in realtà è una ragazza, non potrebbe mai più salire al trono, perché la nostra legge proibisce a una donna di regnare come regina. Divulgherò il segreto e questo paese sarà vostro. Se lo farete, avrete da me ricchezze e onori non appena sarò proclamato re. Un re non deve sbadigliare in pubblico. Non deve nemmeno sghignazzare, avere la tosse o ridere troppo. Deve vestirsi con sfarzo, mostrarsi sempre benevole e mai irato. Non può restare solo, ma deve essere sempre accompagnato e aiutato dai suoi vassalli. Che stai facendo? Non devi solo guardare le figure, occorre leggere se vuoi imparare qualcosa. Quando io avevo la tua età, ricordo che studiavo moltissimi trattati e leggevo molti più libri di quanti non faccia tu. Più di tutti questi? Sì, moltissimi. Ehi, principe, fammi uscire. Ragazzaccio, tirami fuori. Principe, finalmente, aiuto, aiuto. Fuori, fuori. Mamma! Zaffiro, dove stai andando così di corsa? Non fare il discolo. Torna nelle tue stanze, devi studiare. A me non piace studiare, mamma, e non sopporto di stare sempre in mezzo ai vecchi al castello. Zaffiro, non dovresti dire queste cose. Me ne vado! Ciao, mamma! Zaffiro! Povera piccolina mia, dove vuoi andartene? È a causa della legge di questo regno che Zaffiro ora è così. Era una stagione come questa, quando è nata. È nato! Esultate, miei fedeli sudditi! L'erede tanto atteso è nato! La regina vi ha donato un principe! Ho ingannato il mio popolo! Avrei dovuto annunciare la nascita di una principessina, non di un principino! Avete fatto benissimo, non c'era altro da fare. La legge proibisce una donna di regnare, perciò dovremo far credere a tutti che si tratti di un maschio. Mi piange il cuore. Perché mio marito ha annunciato che è un maschio? Il fatto è che non ha potuto farne a meno. Se si viene a sapere che è nata una femmina, la cosa può essere pericolosa. Il Granduca ambisce al trono. Non possiamo permettergli di impadronirsi. Vostra Maestà, come esige la legge, è tempo che il Granduca renda omaggio a sua altezza il principino. Oh, santo cielo! Aspettate un momento, non siamo ancora pronte. Dovete mostrare il principino, non perdete altro tempo. Che posso fare perché non scopra la verità? Mettile accanto un giocattolo da bambino, il Granduca resterà ingannato. Granduca, potete entrare ad osservare sua altezza il principino. Rendo omaggio a sua altezza e gli auguro di crescere sano e forte. In tal modo si riuscì a ingannare il Granduca e a nascondere la verità alla corte e al popolo. Da allora Zaffiro fu allevata come un maschietto, con la complicità del dottore, della nutrice e del ciambellano. Le stagioni passavano. Zaffiro intanto cresceva e le venivano concessi solo i giochi che erano caratteristici dei maschietti. La verità veniva accuratamente tenuta celata e Zaffiro era pian piano educata a avere la mentalità di un bambino. Perché il nostro regno non cadesse un giorno nelle mani del malvagio Granduca, Zaffiro cresceva senza conoscere le piccole grandi gioie che fioriscono nell'animo femminile. Povera Zaffiro, come mi sento infelice per te. Oh!
Come state, principe? State facendo una passeggiata solitaria? Barone Nilo, non riesco a sentire il piacere di questo incontro. Mi dispiace, principe, sentirvi parlare così nei miei confronti. Ma hanno detto che siete abile nella scherma. Gradirei di misurarmi con voi. Bene. Ah, grazie. In guardia. A noi due. Ah, niente male per un ragazzo. Prendete questo. E questo qua. Uno a fondo. Là. Tenete. Vi piace questo colpo? Barone. Ricordate che era solo un gioco. Avete perso a quanto pare. Volete farne un'altra? Da che hai a guardare tu? Vincerò io la prossima gara. Chi è il tiro con l'arco? Vediamo se siete capaci di farlo. Volete dire questo? Ti piacciono le mele? Mi è venuta un'altra idea per un'altra gara. Facciamo una gara di ricamo. Chi lo fa più bello in minor tempo ha vinto. Come vi permettete? Come osate sfidarmi ad una gara in cui dovrei svolgere un lavoro così femminile? Piuttosto, ora mi direte perché mi avete fatto seguire dai vostri uomini questi ultimi giorni. Ma di che parlate? Io non so niente. Siete un intrigante! Ora andatevene e lasciatemi in pace! Scusami, chi ha parlato? E tu chi saresti? Io mi chiamo Chappie. Chappie, hai detto? Si può sapere da dove sbuchi? Sai, sono 12 anni che ti sto cercando. Tu sei una ragazza, non è vero? Cosa? Sì, di la verità, io lo so che tu sei una ragazza. Non è vero, io non sono una ragazza. E io ti dico che lo sei. No, t'ho detto che non lo sono. Puoi insistere che non sei una femmina? Va bene, ma come fai a saperlo? Beh, ecco, è che io ero un angelo. Eri un angelo? Ero un vero angelo prima di diventare un bambino. Vengo dal paradiso, ti ho cercato un sacco prima di riuscire a trovarti. Sono stato mandato per far di te una dolce fanciulla, sai? Tu vorresti far di me una dolce fanciulla? Senti, se vuoi puoi anche provarci, ma ho una gran paura che non riuscirai mai in questo intento. Io invece sono sicuro che ci riuscirò. Vattene. Ci vedremo uno di questi giorni. Mantieni il mio segreto. Certo, sta tranquilla. Che razza di imbecilli buoni a nulla! Mi vergogno che i miei sicari si dimostrino così inetti! Non vi vergognate ad esservi fatti gettare nel fiume da quello stupido marmocchio! Siete idioti! Avete usato la spada che spruzza quel liquido che fa riconoscere gli uomini dalle donne? A dir la verità, barone, abbiamo provato, ma quel liquido non ha fatto alcun effetto! Scusate! Guardate! Il liquido fa effetto! Il barone ha cambiato colore! Così ora sarò sicuro di essere un maschio! Buongiorno, barone, sono Funko, l'alchimista. Bene arrivato, stavo aspettandovi. Avete portato la droga che vi ho chiesto? Ah, e dite, è vero che chi la prende confessa qualunque suo segreto, eh? Certo, barone. Voi sicari! Comandante, barone! Questa volta ci serviremo di questa nuova droga, capito? Volete farla bere al principe, barone? No, alla regina. Alla regina? Sì, proprio così, la darete alla regina. La regina deve conoscere il segreto del principe meglio di chiunque. Con questa droga la regina ci rivelerà finalmente se Zaffiro è una ragazza o no. Nel frattempo tirerete Zaffiro nella foresta stregata dove c'è un lupo che si nutre di carne umana. È il momento, dividiamoci! Bene! Dove sono andati? Di qua o di là? Di qua, di là? Non li vedo più. Chissà dove si saranno nascosti quei tre sicari. Ho l'impressione di essermi perso e questo posto non mi fa stare affatto tranquillo. Chi è? Sono il duca, vostra grazia. Salve, duca Girolamo. Desiderate qualcosa? Un mercante mi ha portato un elisir molto raro. È molto dolce e sono sicuro che vi piacerà. Siete molto gentile, duca. Barone Nilon. Sì? Volete assaggiarne un po'? No, e complimenti, io da qualche giorno sono diventato un po' astemio. Bolle! Sono un goccio. Ne verrà soltanto un goccio. Bravo, così terrete compagnia a sua grazia la regina. Ed ora voi, mia regina.
Mi sono perso davvero ed ora chissà quale sarà la strada per uscire dalla foresta. Mi sembra di capire che ti sei perduto, giovanetto. Hai ragione, vecchia. Puoi indicarmi da che parte devo andare? C'è un lupo che si nutre di carne umana nella foresta. Sta attento, questo lupo vive qui da 100 anni ed è molto scaltro e veloce. Se vai da quella parte troverai una capanna dove potrai rifugiarti per stanotte. Ci andrò, ti ringrazio, vecchia. Che abbiamo messo nell'elisir farà effetto entro 2 ore al massimo. La regina ci svelerà spontaneamente il segreto del principe e ci dirà se lui è in realtà una ragazza. Già, ma anche voi rivelerete i vostri segreti. Anche voi avete bevuto l'elisir drogato. Quanta polvere c'è in questa capanna? Oh, ma queste sono le impronte del lupo? Mamma mia, quanto deve essere grosso! Ma tu sei Choppy, sai che mi hai fatto paura? È così che saluti un amico? Sono venuto ad avvertirti che sei stato ingannato. Questa è la capanna dove abita il lupo. Che stai dicendo, Choppy? Sì, quel lupo è così furbo che manda i viandanti in questa capanna per poi divorarli. Me l'ha raccontato un pettirosso. Vedi quei cappelli? Appartenevano alle persone che ha divorato. Se ciò che dici è vero, allora sono perduto. Io so che quando il lupo si accorge che la sua preda è una ragazza, la lascia andare. Se pensi che per questo mi vesta da ragazza, ti sbagli. Preferisci essere divorata? Non mi vestirò mai da ragazza. Aver paura. E ora come faccio? Non c'è niente di più disgustoso di una bambina che muore di paura. Ehi, ti piacciono i fiori? Preferisci un pezzo di dolce? Non aver paura di me, sarò tanto buono con te. E piantala di tremare, mi rendi nervoso. Che vuoi che faccia per smettere? Che vuoi? Mi basta solo che diventi più piccolo. Così va bene. No, e devi diventare ancora molto più piccolo. Così? Sì, t'ho preso! Ti impedirò di fare altro male! Mi hai ingannato! Ed è finita per te, dannata ragazzina! Adesso ti ammazzerò! Ai! La zampa! No! La zampa no! Vieni! La zampa no! Prendi! Il naso! Il naso! Oh.
fuoco, no! No! Il segreto che vorrei confidare riguarda Zaffiro. Ci siamo, la regina sta per rivelare il segreto. Finalmente saprò se il principe è un maschio. Devo confessarvi che in realtà Zaffiro è... Coraggio. Lo dirò, Zaffiro è... Cosa, regina? Ah, anch'io, mia regina, un segreto da rivelare. Sì, sì, e ve lo dirò. Il Granduca ha messo una droga nell'elisir che vi costringerà a svelare se il principe è veramente un ragazzo. Ah, se confesserete che non lo è, darete via libera il Granduca per impadronirsi. Sta zitto! Hai rovinato tutto! Che succede, barone? La regina sta per dire se voi siete maschio o femmina perché ha bevuto una droga che le ha dato il Granduca. Oh, che intrigante! Andiamo, Fale! Granduca, cosa avete fatto a mia madre? Niente di speciale. Andate via! Omaggi. Stavo per svelare il tuo segreto. Sì, lo so, mamma. Ma noi continueremo a fingere che io sia un ragazzo finché nel nostro regno non ci saranno più malvagi. Piccola mia. E così finì la storia.